Ragazzi, qui è Crazy Numbers 92 che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Nuovo video sul nostro canale e questo sarà un nuovo video haul, perché ogni lunedì pubblicherò un video haul della settimana e quindi vi farò vedere tutti gli acquisti che ho fatto durante la settimana, però saranno vari pezzettini, perché ogni volta che comprerò qualcosa registrerò un pezzettino che poi attaccherò tutti insieme e farò un unico video di acquisti durante la settimana. Quindi, allora, i primi acquisti di questa settimana li sto facendo oggi, che è giovedì 12, e questo video lo caricherò il 16, quindi lo troverete il 16 con gli acquisti del 12, del 13, del 14 e del 15, quindi quelli che ho fatto insomma durante la settimana. Iniziamo appunto da oggi, perché la scuola è finita ieri, non era andata da nessuna parte e quindi, dato che appunto oggi era festa, sono andata un po', diciamo, a giro così, era al mare. Poi mentre tornavo siamo dovuti fermare a fare la spesa e quindi c'erano i cinesi e quindi ho comprato qualche cosina. Allora, non ho comprato solo cose mie, ho comprato qualche cosina anche per voi per il giveaway, che non so se ho già aperto quando caricherò questo video, ma non credo. Comunque ho comprato altre cosine da aggiungere, quindi non ve le mostro perché ovviamente sarà una sorpresa. Sto levando dalla busta. Ok, l'ho messa qui accanto a me. Ora vi mostro cosa ho comprato per me. Allora, ho preso tanto questa busta che utilizzerò appunto per spedire le vostre cose. È una busta normale per spedire pacchi. Poi ho preso tre cose semplicissime. Allora, ho preso tre squishy che le avevano messi dei nuovi, quindi le ho dovute prendere. Allora, questa tortina che vi mostro subito. Dove si apre qui? Costava 1,90€, che costano veramente poco. Allora, questa tortina qui, che è fatta, vedete, così bianca, che è morbidissima, oddio. Ha questo nastrino che si vede pochissimo, ecco, così vedete, a pua rosa. Poi ha la glassa rosa, così tipo gommosa. Poi ha questa che sembra una pallina di gelato. Poi c'è questo stecchino, un po' di panna, una fragola e il cartoncino della fragola. Ed è morbidissima ed è una calamita. Infatti rimane attaccata così. Poi ho preso questo qui, che anche questo è uno di quelli nuovi, insieme alla ciambella, che è fatto insieme alla tortina, che questa è la ciambella, è tutta rosa. Oddio, morbidissima anche questa, è stupenda. Ed è tutta rosa, anche con la calamita, con la glassa rossa, varie palline colorate, e qui c'è un ciuffo di panna con alcune perline che se mette a fuoco non sarebbe male. Dai. Nulla, non vuol mettere a fuoco. Ecco, vedete, qui si vedono. Ce l'abbiamo fatta. Ed è bellissima. E infine ho ripreso un altro panda, che mi piacciono troppo questi qui. Non sono quelli gambo, sono quelli medi. Anche questa calamita, io li adoro perché sono morbidissimi. Ed è questo qui normale con la linguaccia. Io ho questo qui con il fiocchetto. Ora ne ho due, ma li adoro perché sono morbidissimi. Ok, e poi qui accanto a me, come sentite da alcune bustine, ho alcune cose per voi del giveaway, come vi ho già detto. Quindi restate connessi per il giveaway. E appunto, piano piano attaccherò questi pezzettini di video per fare uno unico. Quindi questo pezzetto è finito e noi ci vediamo più tardi, diciamo. Ciao! Ciao ragazzi, questo è un altro pezzetto di video dell'acquisto di questa settimana. E quindi iniziamo subito con gli acquisti, dato che oggi, che è domenica, sono andata un po' a giro a un centro commerciale e ho comprato svariate cose. Quindi iniziamo subito. Allora, una delle prime cose che ho preso, non vado in ordine, sono questi due libri. Uno che, vabbè, è famoso, Colpa delle stelle. E poi questo qui, Sei come sei, che li ho presi perché per le vacanze ci hanno dato principalmente da leggere. Quindi ho scelto questo, che non ho letto in tantissimi, io non l'avevo ancora letto, quindi ho deciso di prenderlo, e ha la copertina morbida. E poi questo, che sono alcuni dei libri che ci consigliano, insomma, così a scuola. E questo costava 10,20€ e questo costava 11,05€. Poi, a breve troverete anche delle collaborazioni, dato che
in due persone mi hanno chiesto di fare delle collaborazioni, quindi dopo domani mattina le programmo, e anzi anche ora volendo le programmo, e poi faccio, poi troverete delle collaborazioni. Poi ho preso questa scatola Tea Time con la bandiera del United Kingdom, così con scritto 1889, sarebbe per il tè, però è comoda perché vedete ha tutti questi spazi fatti così ed è comoda per metterci dentro qualcosa, però mi piaceva, e costava 2,50 euro, l'hanno levato l'etichetta. Poi cosa c'è qui? Ok, poi da Kiko ho preso questo che ce l'avevo già però mi era finito, che è questa matita tipo, che io ce l'ho già però appunto l'ho quasi finita, che ha questa parte qui con il kajal, che è la parte che ho finito, e di qua l'eyeliner, che è comodissimo, funziona molto, funziona bene, se lo trovate ve lo consiglio, l'ho pagato 3 euro, e da Kiko ho preso solo quello. Poi a un negozio che non mi ricordo assolutamente come si chiama, ho preso due Yankee Candle. Allora ho preso questa che è Vanilla Frosting, se me lo mette a fuoco. Sta macchia fotografica non mette a fuoco. Eccolo. Ma più o meno ci siamo, insomma. Eccolo, Vanilla Frosting, e appunto sa di vaniglia. E questa qui Peach Smoothie, che è il frullato alla pesca, che non mette a fuoco, ma insomma è quello, e hanno tutti e due profumi buonissimi, io ve li consiglio. Ok, poi se aspettate che prendo le cose, faccio prima. Allora poi se mi seguite su Instagram dovreste aver già visto la foto, comunque ho preso i Jelly Belly o Jelly Beans, che sono queste caramelle qui, che sono più famose quelle diciamo di Harry Potter, che però sono i gusti buoni, tipo rischia il gusto per intenderci, però queste qui sono i gusti buoni e ne ho presi quasi tutti quelli che c'erano, che mi piacevano, erano un po' di più ma le ho mangiate, e tutte quelle che ho preso, che c'erano appunto, ce n'erano anche altre, le ho pagate 3,50 euro tipo. Poi da OVS ho preso questo qui della Essence, che è un correttore, quello per sotto gli occhi, che il mio che avevo è quasi finito, non mi ricordo quanto costava. Poi c'era anche l'edicola e ho preso due pacchetti di Pisla. Di Pisla ho preso questi colori qui, che c'è il blu, l'azzurro, il verde e il nero, e questi qui che c'è il verde scuro, il grigio, il rosa e il nero. Allora c'è il pacchetto con i Pisla, poi ho trovato la base a cuore, e poi c'è il libretto e la carta per stirare, e nel libretto c'è il gufo, che se vi interessa posso fare un tutorial proprio avanti, perché l'altro giorno quando vi ho fatto il video della giraffa ho fatto anche altri due tutorial che caricherò sabato prossimo e sabato prossimo ancora, quindi magari lo farò più avanti. E poi quest'altra invece, cioè sono questi Pisla, e poi finalmente ho trovato la base esagono, che era quella che cercavo proprio per fare il gufo. Poi c'è il coso qui, la carta per stirare, che stranamente non è piegata, e questo che fa vedere come fare l'anguria. E poi dopo avevo preso delle cose da Zwicky, che è un negozio con questo nome un po' strano, e avevano delle buste tipo speciali, chiamiamole così, grandi e piccole, siccome costavano 2 euro, i Pisla costavano 2,99, siccome costavano 2 euro queste buste le ho prese, allora una piccola che è questa qui, ve la faccio vedere, sto cercando di, allora aspettate, una è questa qui con i gelati, che è quella piccola, e poi ho preso questa qui più grande con quest'altra fantasia, che la userò per andare al mare, con questi motivi un po' così. Ok, questo era il video di acquisti, scusate la luce se non è una delle migliori, ma è sera, sono le 8:30. Comunque questo era il video, spero che gli acquisti vi siano piaciuti, mettete like, commentate, iscrivetevi, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!